Nuovo affondo di Federalberghi Toscana che da Firenze ha lanciato l'ennesimo appello contro l'abusivismo nel settore. Alessandro Turini. La deregulation ha portato più turisti a soggiornare in Toscana, che troppo spesso lo hanno fatto in strutture non idonee, dove vengono meno anche le regole base dell'accoglienza e dove troppo spesso non sono pagate le tasse. È questa in sintesi la posizione di Federalberghi Toscana, che da Firenze ha rilanciato per l'ennesima volta la sua campagna contro l'abusivismo nel settore. Noi diciamo che questo settore deve rispettare le regole che rispettiamo noi, deve pagare l'IRPEF, l'IVA. Ma qual è la situazione in altre regioni italiane? Noi chiediamo che sia data la possibilità a tutti di competere allo stesso livello e allo stesso piano. Quindi quello diciamo noi è stesso mercato, stesse regole. Ospitalità, ma anche questioni di sicurezza. Prenotando strutture trovate su internet alternative a quelle tradizionali, c'è l'obbligo di comunicare chi ha soggiornato? Non le posso né rispondere né no né sì. Dipende se quella camera è in una struttura professionale con partita IVA oppure no. La regione Toscana si trova dunque a gestire una partita importante. È giusto muovere l'economia, ma va fatto con regole certe, dice l'assessore Cioffo. Certo è che se per essere abusivi bisogna non rispettare delle regole. Se le regole non ci sono, teoricamente non siamo neanche abusivi. Quindi vediamo quali sono le regole possibili. Su queste dettiamo una cornice e poi quello che sta fuori da questa cornice diventa abusivismo e sarà sanzionato e penalizzato.